Presidente, semplicemente per definire un punto, ovviamente il Movimento 5 Stelle consegnerà il voto favorevole a questa delibera. Abbiamo detto che appunto la proposta ha lo scopo quello di procedere appunto alla definizione di innumerevoli pratiche inevase fino ad oggi del condono edilizio. Finora l'amministrazione ha ancora 180.000 pratiche circa, quindi diciamo è necessario, proprio l'obiettivo è quello di snellire e semplificare. Abbiamo detto attraverso l'istituto del silenzio assenso, che è una normativa vigente, l'attestazione del perito con di un tecnico appunto abilitato, la dichiarazione di responsabilità del cittadino, il tutto con l'applicativo connesso all'utilizzazione della piattaforma informatica, avremmo una procedura più snella e più veloce per evadere queste pratiche. Concludo. Grazie consigliera, non vedo altro.